E what's up ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo ad aprire un'altra volta gli engrammi dell'Aurora. Yeah, che bello, viva viva viva. Allora, no, a parte queste cacate, allora andiamo subito ad aprire gli engrammi dell'Aurora che abbiamo messo da parte, che ho messo da parte in questo evento natalizio. Non so quanti ne vedrete, probabilmente sarà un mega video tipo di 100 engrammi alla fine dell'Aurora, perché quest'anno dura parecchio. E quindi intanto andiamo subito ad aprire i primi 10 engrammi con il cacciatore. Poi vedrete quanti, insomma, ne ho aperti in totale. Lo vedrete dal titolo, mentre io devo ancora aspettare. Allora, innanzitutto guardiamo quello che si può prendere. Io gradirei avere il set, ma giusto per competenza, perché non è una cosa che mi interessa particolarmente. E scusate un attimo che svuoto l'amministratrice. Ok, dicevo, vorrei trovare l'emblema. Sì, l'emblema, il set, ma semplicemente per competenza. Anche se il set del cacciatore e del titano non mi piacciono per niente. Quindi, boh, sinceramente non è nemmeno tanto importante. Tra tutto, in realtà mi piace veramente poca roba. L'unica cosa che vorrei sono queste due mod, che sono carine perché sono nuove e interattive. Le navi esotiche, giusto per... gli spettri, insomma, le moto sottili, che comunque è abbastanza carina. Quindi andiamo subito ad aprire i primi 10 engrammi e vediamo subito cosa ci dropperà. Allora, primo engramma, una nave brutta, uno spettro brutto, un proiezione dei cupcake. Minchia, se comincia già con le proiezioni, uno spettro brutto. Guarda, già vedo che non dropperemo manco un esotico questa botta. Spettro brutto, proiezione inutile, spettro brutto e casco dell'Aurora. Vabbè, casco dell'Aurora ci sta. Com'è? Voglio un attimo dargli un occhio. Magari penso separatamente dal resto del set ci sta anche. Però gli spettri, che palle, raga, tutti questi spettri orribili. Beh, il casco non è malissimo, Se gli mettiamo poi magari anche un rovetto di Melchizedek. Allora, gli spettri sono tutti orribili, quindi nemmeno li sto a guardare, perché sono spettri che non userò mai, anche avendoli. Ho ancora gli spettri dei giorni scarlatti scorsi, ma vabbè, tutta roba che butto. E niente, ho trovato praticamente cose orribili. Perché, no, questo è il mio mantello di prima che ho preso. Dicevo, cose orribili perché praticamente solo proiezioni degli spettri. Che ne ho poche, sì. Ne ho poche di proiezioni per gli spettri, perché tanto le uso e quindi, ecco. Ho droppato queste quattro, che penso siano l'inutilità fatta persona. Niente, quindi, come al solito, sfiga. Vediamo se nei prossimi engrammi sarò più fortunato. Ok, allora, nel frattempo l'Aurora è finita, quindi gli engrammi sono quelli che sono. E scusate se non sto proprio urlando, ma i miei dormono, quindi... Ecco, andiamo subito ad aprire gli engrammi del titano, che sono 9, non 10. Non sono riuscito a farne 10, scusate. In realtà di pochissimo, però vabbè. E andiamo subito a vedere. Allora... Oh, lo spettro pallina. Non male, carino, dai, ci sta. Anche se... batti petto, ragazzi, è una cosa che volevo. Ormai il set dell'Aurora in realtà non ci spero, perché sì, vabbè, lei è esagerato. Vabbè, ma che cos'è, raga? Batti pugno, non stare con tutto quello che volevo. Vabbè, ma che cos'è, raga? Che mostro, cioè, ho trovato Gesù Cristo. Ma che spettacolo. Non mi interessava niente di questo spettro. Poco più di questo, ma niente di che. Questo lo possiamo subito buttare. Le mod, però, tanta roba molto figa. Comunque, dicevo, ormai non ci speravo più nel set, perché alla fine era difficile che ne prendessi tutto quanto, quindi ho detto vabbè, meglio avere le navi esotiche e le motte esotiche come questa. Cazzo, questa è bella. Adesso la vediamo subito. Questa è proprio una bella emote. Spabam. Wow. Ti picchio. Pa. Veramente figa. Adesso andiamo a vedere con lo stregone, che dovrei averne tipo 7. E nel frattempo con il cacciatore me ne sono rifatti altri 7, 6 più o meno. Quindi ecco, non so quanti saranno in totale, ma niente, ci vediamo subito con lo stregone. Ok, andiamo subito ad aprire i prossimi 7 engrammi brumosi che abbiamo sullo stregone. Tra l'altro c'è anche uno normale, ma vabbè. In realtà non so che sperare di trovare adesso, perché ecco, vabbè, cioè, vabbè, ormai ho finito tutto, mi manca solo la... esotica, e non so se ci sia un'altra emote. Vediamo. Un pezzo di armatura che, vabbè, schifo non fa. Batti 5, che è l'unica cosa che volevo praticamente.
e navi brutte, cose varie. Vorrei un attimo vedere. No, qui non ce l'ho. Devo vedere per forza il cacciatore. Cosa mi manca? Perché, cioè, veramente ho preso tutto ormai. Ho preso qualunque cosa esista al mondo. Tutte le moto interagibili le ho prese. Tutti gli spettri esotici li ho presi. Questo lo possiamo anche buttare. Le braccia me le tengo giusto per collezione alla fine. Fatemele anche vedere. Vabbè, dai, non sono bruttissime. Niente di che alla fine, però. Vabbè, andiamo subito ad aprire quindi gli ultimi engrammi che abbiamo sul cacciatore. E poi niente. Cioè, praticamente, ragazzi, ho trovato tutto quello che c'era da trovare. Manca solo questa nave. Perché in realtà le armature qua me le conta trovate, ma non è vero. Però tutta questa roba l'ho trovata. Questi cosi l'ho trovati. Le navi, praticamente, e gli spettri le ho trovate tutte. Tranne queste due. Ma in realtà quelle leggendarie non mi interessano. Quindi non c'è problema. Quindi mi manca solamente questa qua, che è uguale a quella del solstizio. Gli shader, gli effetti degli spettri li ho trovati tutti. Tranne questo, che niente di che. E le armature, vabbè, sono quelle. E le emote le ho trovate tutte tranne la danza, che in realtà è anche uguale a una che già esiste. Quindi, vabbè, speriamo solo di trovare la nave esotica. Abbiamo fatto tutto. Buono. Ok, andiamo subito ad aprire questi ultimi 7 engrammi brumosi. Come ho detto, mi Tutti manca gli solo la articoli nave. sono Quindi in speriamo che me la vendita. droppi. Vai, corri Anche perché il un'occhiata. 7, veramente, spero non me lo droppi. Perché, aspetta, prima apriamo questo. Dolce di regalo. Vabbè, buona il lumen. Niente, vabbè ragazzi, ciao, abbiamo finito. E ho trovato tipo tutto. Pensavo di non trovare il mantello, che schifo. Le braccia, vabbè. E niente, praticamente c'ho anche il full set, perché manca solamente il corpo. Questo gioco infame non me l'ha droppato, ovviamente, il corpo. Già che mi droppi tutto, no, non mi droppare anche il corpo, no. No, nel casco non so dove l'ho messo, però ce l'avevo. Vabbè, in realtà il set, a parte il mantello che sembra tipo un cappello da suora, non è malissimo il resto. Magari combinato con qualcos'altro, vedremo. Va bene, quindi ragazzi, penso il pack opening più fortunato della mia vita, perché ho trovato tutto quello che mi potevo trovare. Avrei preferito trovare la storia, quello del solstizio, piuttosto che trovare tutta sta roba. La nave questa è carina, niente di che, però è carina. Preferisco quella del solstizio. Se gli mettiamo per esempio un rotolo di Melchizedek, non diventa niente di che. Con lo shader di Calus, invece, che era quello che avevo messo sull'altra nave, diventa carina, ma niente di che. Quindi niente, molto molto buono. Fantastico. Quindi ragazzi, direi che come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate Grazie like, per aver commentate e acquistato quelle condividetelo cose. tra tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima seguite anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce.